Anni fa non pensavo e non avevo progettato di condurre la mia carriera, i miei studi e la mia carriera anche lavorativa tutta all'interno del Politecnico. Ora che si è realizzata, sicuramente sono molto soddisfatta e l'avrei pensata, non so come dirlo, tornerei indietro e la penserei forse per realizzarla. Percorso al Politecnico di Milano è iniziato con la scelta del corso di laurea in ingegneria gestionale dopo il conseguimento del diploma. Ho pensato di frequentare questo corso per rafforzare, forse scovare meglio le mie capacità di organizzazione e di leadership che avevo già scoperto negli anni precedenti. Primo traguardo che per me ha rappresentato sicuramente un punto importante è stato il conseguimento della laurea. Ricordo in particolare il giorno della proclamazione. Ho impressa un'immagine mia e di mio padre davanti a me con l'aula colma di persone, che non potevo ospitare tutti, quindi mio padre rappresentava la mia famiglia e io ho una fotografia scattata dalla persona con cui divido la mia esistenza, in cui io e mio padre abbiamo gli stessi occhi lucidi e emozionati. Dopo la laurea ho vinto una borsa di studio e ho quindi frequentato un dottorato di ricerca, sempre presso al Politecnico di Milano, che è stato un percorso molto impegnativo, molto difficile, ma che mi ha restituito molta esperienza ed è stato veramente molto formativo perché mi ha insegnato molto. Quindi mi ha insegnato a capire che cos'è fare ricerca, una cosa che attualmente mi serve nel coprire il mio ruolo, ma mi ha insegnato anche ad avere una visione più ampia rispetto a quelli che sono i confini che sono visibili e tangibili. Oggi sono responsabile gestionale presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, un ruolo che mi ha consentito di mettere in pratica ciò che ho studiato durante il percorso di laurea e ancora di più durante il percorso di dottorato. Attualmente mi occupo delle attività che sono associate a questo ruolo, quindi alla gestione dell'amministrazione, alla gestione del personale, della sicurezza, della privacy, ma più in generale all'organizzazione della macchina dipartimentale. Coordino una squadra di 37 persone, costituita da personale tecnico-amministrativo e da persone in stage. Nell'esercizio del mio ruolo cerco sempre di valorizzare i talenti delle persone. Nel senso che cerco di stimolare a partecipare, promuovo la partecipazione su più fronti e cerco di far appunto esprimere le persone senza confini, perché credo che l'espressione della propria persona sia qualcosa che possa appunto valorizzare e possa aiutarci a crescere come persone, come individui e anche professionalmente. Direi che tutto il dipartimento ora è il mio luogo del cuore. Lo era anche prima, ma ora rinnovato e con dei nuovi colori, dei nuovi materiali, sicuramente lo è ancora di più. C'è un luogo esterno che è il mio luogo del cuore, che è un altro luogo del cuore, che è quello che io chiamo il vialetto del gasometro. Quindi uscendo dal dipartimento c'è il vialetto che costeggia il nostro edificio, che si affaccia dico sul gasometro perché se ne vede principalmente uno. E nei momenti in cui ho qualcosa di veramente importante a cui pensare o qualcosa che mi ha particolarmente colpito nel bene e nel male e ho bisogno di schiarire e ritrovare i pensieri, allora esco, lascio l'ufficio, non ci sono per nessuno e faccio una breve passeggiata in questo vialetto all'aria aperta. Promuovo sempre azioni di diverso tipo e anche formazione affinché ogni persona della squadra possa essere portatore di un buon clima d'ufficio. Quindi quando ho sentore che ciò non stia andando in questa direzione, mi fermo,
vado magari nel vialetto del gasometro a pensare, comunque mi fermo e rimetto tutto in discussione, perché per me è assolutamente importante appunto che ciascuno stia bene e che tutti insieme stiamo bene. Una delle osservazioni che mi è stata fatta da una persona del mio staff, che, alla quale penso con piacere, che quando chiedo come stai, ascolto la risposta.